Cresce la tensione tra Italia e Libia dopo che tre pescherecci italiani in navigazione verso Mazara del Vallo sono stati raggiunti dai colpi di mitragliatrice di una motovedetta militare iberica. Il comandante Giacalone, al timone dell'Aliseo, è rimasto ferito a un braccio. Dalla Libia smentiscono un intenzionale tentativo di attacco e parlano di colpi di avvertimento in aria per fermare mezzi non autorizzati che avevano sconfinato nelle loro acque territoriali. L'assalto è avvenuto a 35 miglia nautiche dalla costa al largo di Misurata. A quanto comunica, la Marina Militare Italiana è subito intervenuta sul posto in soccorso con la fregata Liveccio all'interno della zona di protezione di pesca nelle acque della Tripolitania. Un tratto di mare definito dalle nostre autorità ad alto rischio. L'arrivo dell'unità militare italiana ha convinto i libici a rilasciare l'imbarcazione che ha subito fatto rotta verso Mazara del Vallo. Non destano preoccupazioni le condizioni del comandante. Si esprimono duramente contro l'attacco avvenuto al largo della Libia ai partiti, dal PD alla Lega, chiedendo chiarezza al governo. Quello che è successo è inconcepibile, tuona il segretario Enrico Letta, mentre dal Carroccio premono su un intervento diplomatico per garantire sicurezza ai nostri pescatori. Furioso il sindaco di Mazara del Vallo, Trapani. Era tutto prevedibile, ha detto. La questione è sempre la stessa. Adesso ci dicano se dobbiamo andarcene. Ma avverte il primo cittadino. Lo Stato italiano deve proteggere gli italiani e l'Italia si faccia sentire subito.